terzo giorno di Rome Fashion Week e noi iniziamo subito la giornata. Io sono con il signor Angelo Mulattieri, titolare di Dolce Emozione. Angelo, buongiorno, benvenuto. Andiamo subito a raccontare questa splendida realtà aziendale. Voi siete Cerimonia, qui a Rome Fashion Week si presentano in anteprima le nuove collezioni Cerimonia 2023, ma soprattutto Sposa, quindi partiamo dalla Sposa. Esattamente. Dunque, la nostra azienda ha una storia ormai alle spalle che nasce dal 1995 e da quell'epoca in poi ci siamo sempre evoluti nel settore sposa, chiaramente, che è la cosa a cui io tengo molto di più, perché ormai sono tantissimi anni che navigo in questo settore e mi piace ancora, no, ma stancato, perché veramente è un bel settore. Purtroppo devo dire che i matrimoni vanno sempre a scendere, i divorzi aumentano e questo non è una nota positiva, ma purtroppo questa è la vita e bisogna prenderne atto. Però cogliamo allora, scusi se la interrompo, cogliamo allora l'occasione. È vero che aumentano i divorzi, purtroppo una statistica della quale dobbiamo necessariamente tener conto, ma è anche vero che aumentano le seconde nozze in età anche un pochino più matura? Assolutamente, questo è vero. Mi capitano spesso delle spose intorno ai 60 anni addirittura, oltre a quelle di 40, 45 e 50. E devo dire che nonostante tutto sono felici di risposarsi, perché magari vengono anche con il bambino a seguito, eccetera. E a noi fa molto piacere vestire anche queste donne che ancora si sentono giovani, ancora vogliono vivere e quindi non sono stanche dell'amore in sé per sé. Allora, perché l'amore non ha età, e questo però vuol dire anche che la vostra maison Dolce Emozione è in grado di vestire tutte le donne, dalla più giovane a quella più matura e tutte le taglie. Assolutamente, noi facciamo, oltre al servizio della diffusione a tantissimi nostri negozi partner che abbiamo sparsi in tutta Italia, facciamo anche il servizio del su misura, mi sembra inevitabile perché non tutte hanno una taglia standard, per cui dobbiamo accontentare ogni gusto, ogni dettaglio, ogni particolare, per far sì che quel giorno rimanga veramente impresso nella loro mente e si spera nelle loro foto, che verranno sicuramente bellissime. Allora, parliamo ancora però della cerimonia a questo punto. Noi siamo qui alla Rome Fashion Week e presentiamo la collezione, lei presenta la collezione 2023 per la cerimonia, quindi parliamo di tendenze. Cosa richiedono oggi non le spose ma le invitate al matrimonio? Quello che ho potuto notare nelle richieste della cerimonia è una linea molto molto sexy, devo dire, perché oggi le donne si sentono più libere, più emancipate e quindi vogliono mettere in mostra, in evidenza, quelli che sono i loro punti forti, quelli che poi tendono ad attrarre lo sguardo dell'uomo in generale. Comunque, quello che più si nota nel dettaglio degli abiti da cerimonia sono le trasparenze, le scollature molto importanti, le gonne sinuose, spesso la sirena. E sono tutti elementi che poi fanno sì che la donna metta in mostra la sua bellezza in toto, e quindi penso che questa sia la cosa più importante nei nostri giorni, per far sì che questo settore della cerimonia riesca a mantenersi a un certo standard di vendite, di produzione, diciamo così. E di qualità. E voi siete in grado di vestire tutte le donne, non solo le spose ma anche le invitate. Dove vi troviamo? Noi siamo, la sede principale è a Latina, giusto appena fuori Latina, e siamo lì da 20 anni circa. Prima eravamo a Cisterna, poi ci siamo trasferiti in un posto un po' più adeguato, un po' più consono, e è molto facile raggiungerci perché dalla Pontina sono 5 minuti, da Latina sono altri 5 minuti, molto comodo devo dire, per cui, e in più stiamo cercando di quest'anno di incrementare moltissimo la presenza sui social, quindi spero che fra non molto tanta gente ci vedrà anche sui social. Sicuramente vedranno a breve questa intervista, quindi proprio a proposito dei nostri ascoltatori, di coloro che ci seguono anche sui social, un saluto per loro. Che dire, un saluto e soprattutto tanti auguri, perché mi sembra un ambiente in cui gli auguri sono d'obbligo.
Grazie mille Angelo, grazie per essere stato con noi e buona giornata. Grazie a voi, molto molto gentili. Alla prossima.